Ciao Paola! Ciao Laura, benvenuta! Ciao, grazie, eccoci qua alla grande azienda Santini. Oggi siamo qui per scoprire come funziona la vostra azienda dall'interno e non solo, per far capire meglio ai nostri amici di Endu Channel come funziona la produzione di un capo, vorrei fare una sorpresa per loro, se ti va bene. Certo, assolutamente! Perfetto, allora pronti? Andiamo! Andiamo! Paola, in questa chiavetta ho le grafiche di Endu Channel e vorrei realizzare un completino da ciclismo apposta per me e ci sono anche le mie misure, proprio dalla progettazione alla realizzazione finale. Assolutamente, dammi pure, andiamo. Eccoci qui. Allora, adesso Andrea vedrà che cosa c'è in questa chiavetta e possiamo iniziare a sviluppare il tuo completo. Bene. Eccolo. Vedi, questo è il disegno finale, solitamente facciamo diverse prove e poi quando il cliente è soddisfatto con il disegno e siamo pronti e tutto è confermato, possiamo poi cominciare col processo produttivo. Quindi partite già da un'idea del cliente o molte volte vi danno carta bianca? Beh, dipende, spesso il cliente sa esattamente cosa vuole, invece altre volte è un po' confuso, però magari ci dà indicazioni sui colori e sulle preferenze come tipologia di grafica e poi i nostri designer sviluppano alcune proposte. Beh, parliamo anche un po' di moda e quali sono le ultime tendenze? Ma allora, ultimamente la tendenza è quella al minimalismo, quindi spesso chiedono linee molto semplici oppure blocchi di colore, colori pieni, oppure magari delle piccole sfumature, ma la tendenza al momento è proprio quella di stare sul minimal. Poi onestamente dipende molto dalla personalità di chi ti richiede il disegno. Spesso alcuni team hanno una personalità molto particolare, quindi vogliono dei disegni molto particolari, altri invece stanno su qualcosa di più sicuro. Vedi, per esempio, queste sono le vostre linee che per noi rappresentano una grafica a metà tra il minimal e la tendenza appunto del momento, che è anche quello di utilizzare i loghi come grafica. Quindi il vostro logo è stato utilizzato come grafica sulla manica e anche sulla parte finale, sul fondo, sulle tasche posteriori. Adesso siamo pronti al passaggio successivo, che è quello della creazione dell'impianto. E vieni con me, ti spiego come funziona passo dopo passo. Sono curiosa. Eccoci, questa è la vostra grafica. Quello che facciamo quando creiamo un impianto è proprio aprire tutta la maglia e distribuire la grafica sui vari pezzi della maglia che poi comporranno appunto il prodotto finale. Quindi in questo caso vedi il fronte diviso a metà perché ci sarà una zip, il retro, il colletto, le maniche, la parte dei fianchetti e la tasca finale. L'altra cosa importante dell'impianto appunto è la suddivisione per taglie, quindi tutte quelle righe che vedi di tutti i vari colori sono tutte le taglie che verranno poi prodotte. La tua sarà sicuramente quella più piccola e quindi quella che vedi internamente, ma la cosa importante su cui i ragazzi devono lavorare è appunto cercare di fare in modo che la grafica rimanga sempre uguale su tutte le taglie pur utilizzando un solo impianto. Ho capito, che spettacolo! Paola, come mai qua c'è una stanza separata dal resto? Allora, questa è una stanza speciale, il nostro Digital Lab, ed è separata ed è rinchiusa in questo vetro perché deve avere una temperatura e una umidità di un certo tipo per fare in modo che queste macchine funzionino al meglio. Quello che succede qui è la stampa dell'impianto che abbiamo visto precedentemente, quindi essenzialmente viene stampato su una carta speciale, che è una carta transfer, che poi trasferisce il colore sulla stampa nel reparto produttivo, che è il passaggio successivo. Ogni impianto viene stampato tante volte quanto il numero di prodotti che c'è nell'ordine, quindi se dobbiamo produrre 15 maglie, quell'impianto verrà stampato 15 volte. Quindi la produzione immagino vada avanti? Assolutamente, non sì, so. Sempre a rotazione, spesso anche di notte, se abbiamo molto lavoro, queste macchine possono anche funzionare da sole e c'è comunque un ragazzo internamente che le manovra e comunque le imposta. Laura, questo è uno dei processi produttivi che io preferisco, che è il taglio. Essenzialmente cosa succede qui? Il tessuto viene steso in diversi strati e poi viene tagliato da una macchina automatica
che taglia i piccoli pezzi che poi andranno a comporre quello che è il prodotto finale, la maglia, il pantaloncino, la giacca, qualsiasi cosa. Ed è molto interessante perché vengono messi a mo' di Tetris tutti i piccoli pezzi per tagliare e fare in modo che ci sia il minor spreco di tessuto possibile. È veramente incredibile. E a proposito di tessuto, da dove provengono la maggior parte dei tessuti che utilizzate per i vostri materiali, insomma? Allora, direi che la maggior parte, direi anche il 95%, proviene dall'Italia e soprattutto dal nord Italia, le zone di Milano, Lecco, Bergamo, Como, Brescia, sono veramente molto molto invidiate da tutto il mondo perché hanno dei produttori tessili, di tessile tecnico, tra i migliori veramente al mondo, quindi noi utilizziamo, sono vicini e quindi utilizziamo quelli. Solo una piccola parte, soprattutto i tessuti che noi utilizziamo per l'invernale, quelli magari di Polartec, provengono da altri stati, dal Far East oppure dalla Cina, però devo dire che veramente sono una piccola parte. Ho capito, adesso una domanda che i nostri amici di EndoChannel sicuramente si stanno facendo. Che differenza c'è, sincera, tra i completi degli amatori e quelli dei professionisti? Allora, a livello di processo di produzione non c'è differenza, nel senso che entrambi seguono tutti i passaggi che stiamo vedendo oggi con te. A livello di tessuti nessuna differenza, l'unica differenza che ti posso dire è probabilmente nel taglio e nel fit, anche se mettiamo a disposizione anche degli amatori gli stessi tagli e gli stessi fit dei professionisti, quindi è semplicemente una scelta dell'amatore se utilizzare esattamente quello che usa il professionista o se magari preferisce optare su qualcosa che tecnicamente è molto valido perché i tessuti sono gli stessi, ma magari con un fit un pochino meno estremo di quello dei professionisti. Paola, qua a che punto siamo? Cosa stiamo facendo? Allora, qui già inizia a vedersi un po' quello che è il capo. Essenzialmente cosa succede? Qui prendiamo i pezzi di tessuto che abbiamo visto tagliati dalla macchina di taglio. Questi pezzi di tessuto vengono posizionati sopra il foglio che abbiamo visto stampare nella zona transfer e essenzialmente questa macchina va a trasferire il colore dal foglio al tessuto. Cosa succede? Entra la maglia, il foglio e i tessuti all'interno della macchina. Più o meno ci impiega un minuto, escono dall'altra parte completamente stampati. Ma io mi sono sempre chiesta come mai i completini da ciclismo hanno delle grafiche che non scoloriscono nel tempo, e sono molto molto durevoli. Certo, allora quello dipende moltissimo dal tessuto utilizzato e dai colori, quindi dagli inchiostri utilizzati sulla carta, dalla tipologia di carta, ma anche e soprattutto dai macchinari utilizzati per il trasferimento. Quindi questi macchinari utilizzano appunto quello che si chiama transfer heating, quindi il trasferimento viene attraverso il calore. La macchina scalda circa 200 gradi per circa 60 secondi, dipende poi dal tessuto, e questo fa sì che il colore si aggrappi alle fibre del tessuto e quindi non lo lasci poi mai nel tempo. Qua Paola siamo nel reparto confezione, che sarebbe dove vengono cuciti i capi d'abbigliamento. Esattamente. Ma forse nessuno sa quante macchine da cucire servono, quanti passaggi servono per completare per esempio una maglia da ciclismo. Ma guarda, allora i passaggi sono tantissimi perché ogni pezzo della maglia ha bisogno di una macchina diversa per essere assemblato. Quindi direi che siamo da una media di 6 a un massimo di 8-9 macchine per le maglie più complicate. Poi se parliamo di pantaloncini, sicuramente è un'altra cosa perché il pantaloncino è molto più complicato da assemblare. Infatti immagino, io da ciclista so bene quanto sia importante il posizionamento del fondello. Assolutamente importantissimo. Considera che per cucire un fondello ci vuole una manualità veramente molto, molto tecnica, tant'è che noi abbiamo solo alcune persone, sono solo due o tre le ragazze che sanno cucire i fondelli. Il fondello viene prima posizionato con degli spilli e poi chi lo va a prendere e cucire deve seguire tutto il contorno del fondello e cucirlo correttamente nella posizione che è stata precedentemente impostata. Certo, invece la produzione, so che l'80% voi lo mandate in giro per il mondo, cos'è che piace agli stranieri del prodotto Santini e del Made in Italy in particolare? Ma allora, sicuramente all'estero conta moltissimo il Made in Italy, piace molto il fatto che tutti i prodotti escano da questa fabbrica e poi vabbè, piace la qualità sicuramente.
vogliono il massimo, vogliono il meglio, e quindi lo straniero lo apprezza a qualsiasi costo. E lo stile, perché quello è lo stile italiano, ovviamente, quello sì, lo stile italiano. Eccoci Laura, abbiamo quasi finito. Ogni singolo capo che esce dalla produzione viene controllato, abbiamo un quality control che controlla tutti i capi che vengono prodotti, dopodiché arrivano in questo dipartimento dove vengono piegati e impacchettati con tutti i loro cartellini e poi vengono consegnati o spediti al cliente. In questo caso ovviamente il mio cliente sei tu, quindi prendo il tuo completo e te lo consegno. Ecco il tuo Grazie. Completo Endo Channel personalizzato, Santini. Grazie, bellissimo, vorrei provarlo subito. Assolutamente. Vado. Divertiti. Allora Laura, qua siamo nel nostro showroom, è un po' la Mecca qui da noi, perché qui si trovano tutti i prodotti che abbiamo correttamente in collezione, che sono tantissimi, divisi nelle varie sezioni, dalla collezione alle sponsorship. Veramente questo, per chi ama il ciclismo, è veramente la Mecca, bellissimo. Infatti sono estasiata e so che ogni vostro prodotto deve mantenere 4 promesse, quindi ogni capo Santini deve mantenere 4 promesse. Assolutamente, le nostre promesse, che poi sono anche il nostro claim, sono fit, performance, comfort, durability, quindi devono avere una vestibilità perfetta per garantire una performance al meglio possibile in sella, comfort perché ovviamente, soprattutto per chi fa tantissime ore in bici, non può mancare, e una delle cose di cui veramente siamo molto orgogliosi è la durevolezza dei nostri capi. Pensiamo e crediamo che un capo debba comunque durare nel tempo per essere un capo di qualità. Questo showroom mi affascina, vedo la storia sui muri e vedo l'altissima tecnologia negli stand. Tutti i vostri partner sono qua esposti, vedo Ironman. Assolutamente. E poi vedo anche il completino della nazionale australiana su pista, che avete collaborato con loro per i mondiali, giusto? E mi ha colpito in particolare questo. Beh, questa è una delle soluzioni tecnologiche che abbiamo trovato in partnership con No Pins. È una tasca praticamente termosaldata, fatta con questa plastichina in modo tale che il numero va all'interno. Perché ovviamente facciamo dei capi super aerodinamici e ovviamente non si può mettere un numero che rompe, esatto, un po' l'aerodinamica del capo, sarebbe un po' immagino. Ma queste partnership così esigenti, spiegami un attimo, quanto collaborate effettivamente con lo staff e magari con gli atleti stessi per ottenere il capo perfetto? Ma allora, collaboriamo tantissimo. Considera che ogni anno prima della stagione facciamo quella che chiamiamo fitting session con tutti i corridori. Quindi misuriamo ogni corridore e poi facciamo assolutamente tutto su misura, quindi dalla maglia al pantaloncino, qualsiasi capo viene fatto con le misure dell'atleta, che ovviamente ha delle esigenze diverse, se è uno sprinter o uno scalatore, ci sono veramente tantissime variabili da tenere in considerazione. Poi dipende, con i corridori spesso che sono in una squadra abbiamo una persona della squadra come referente, invece magari con i triatleti, che sono spesso atleti singoli, andiamo direttamente con loro e parliamo direttamente con loro. Una cosa fondamentale delle nostre partnership è che le usiamo e le sfruttiamo anche per far provare a questi atleti professionisti quelli che sono capi che poi magari andranno anche sul mercato, quindi non solo la loro divisa. E a me piace tantissimo questa maglia. Siete partner UCI dal 1988, quindi campioni del mondo dal 1988 vestono Santini. Sì, tutti i campioni del mondo, quindi dalla strada alla mountain bike, al ciclocross, veramente tutti, sì. È una partnership molto longeva e ogni anno cerchiamo sempre di creare qualcosa di nuovo. Dall'anno prossimo la novità sarà quella che affronteremo tutto quello che produciamo per UCI con un occhio di riguardo all'ecosostenibilità, quindi la maglia leader per esempio sarà completamente ecosostenibile e creata con dei tessuti riciclati provenienti da PET, e anche il packaging sarà riciclato e sarà compostabile, quindi una cosa che abbiamo creato insieme a UCI e che ci rende molto orgogliosi. Complimenti Paola. Grazie. Paola, grazie mille per questa esperienza, è stata la mia prima volta in un'azienda italiana d'eccellenza, Santini. Ho il completino marchiato Endo Channel e la mia bici in macchina, quindi ne approfitto per fare un giro e sfoggiare il mio nuovo completino su misura. Divertiti. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
È stata una giornata super super interessante, abbiamo visto quanta artigianalità, quanta cura del dettaglio e quante persone servono per produrre un capo che sembra un semplice capo per andare in bici, in realtà c'è dietro un'altissima qualità. Ora il mio completino nuovo è in Ducennel by Santini e non vedo l'ora di andarlo a provare. Se volete vedere nuovi video, iscrivetevi al canale Endu Channel e riceverete una notifica ogni volta che pubblicheremo qualcosa di nuovo. Alla prossima, ciao!